In lingua sanscrita la parola mandala significa cerchio ma anche centro. Il mandala si riferisce ad una immagine simbolica in cui convivono due forme geometriche fondamentali. Il quadrato, che indica l'armonia da avere nel mondo materiale, e il cerchio, che simboleggia la perfezione da ottenere spiritualmente. In estrema sintesi possiamo dire che il mandala raffigura la ricerca del sé. Mandala è un termine sanscrito indicante un'immagine simbolica fondata sulle figure geometriche del cerchio e del quadrato, intesa a mostrare le relazioni che intercorrono tra i diversi piani della realtà. I mandala sono consigliati a chi soffre d'ansia, rilassano la mente e favoriscono i poteri di chiaroveggenza e di telepatia. Il mandala può essere usato come mezzo per la meditazione e grazie ad esso l'uomo libera lo spirito, purifica l'anima, entra in comunione con tutte le forze positive che sono presenti nel cosmo. Sono chiamate mandala non solo le figure circolari, ma pure le forme concentriche come quadrati, triangoli, eccetera, purché restino presenti le caratteristiche basilari, ovvero il centro dal quale l'energia viene emanata e la proiezione nello spazio-tempo. Daniele Barbarotto.